Allora, ragazzi, voi mi dovete perdonare perché non sono riuscito a mettere. Non mi sono ricordato di mettere la lunghezza almeno del 25%. Per cui questa gara qua nel primo settore la farò veramente brevissima. Vi dirò semplicemente come si è svolta la partenza, il primo giro, poi vi metto qualche intermezzo se c'è qualcosa di figo da fare. E la fine della gara. E in questo video troverete anche una gara dal 25%. Quindi iniziamo. Visto che comunque è molto richiesto, giustamente Formula 1 non è come MotoGP, me ne sono reso conto anch'io. Ho visto i video di quel tale Ale, soprattutto di Sutil, che sono molto bravi. Poi ce n'è un altro che non mi ricordo. Scrivetelo nei commenti, ragazzi. Dovrebbe essere uno senza capelli. Non dico anziano perché è brutto, però un po' più grande di me, che fa tra l'altro Formula 1 e giochi di guida in generale molto, molto bravo. Quindi io volevo sempre ricordare a tutti, per quelli che mi seguono, che io non tratto questo gioco per essere più bravo, ma per divertirmi assieme a voi. Mi raccomando, eh. Allora, vi voglio far vedere che ci sono delle grandi novità. Allora, a livello pilota, difficile che questo ormai lo teniamo così, ragazzi. Danno veicolo simulazione, ho messo severità taglio di curva rigoroso, visto che nel quarto o quinto episodio vi siete lamentati che taglio un po' troppo. Fondamentalmente è vero, effettivamente sì. Ok, impostazioni gara, questa abbiamo visto. Aiuti, personalizzato, bravura volante, frenata assistita no, freni antiblocco sì, controllo trazione medio, traiettoria dinamica solo curve, eccetera. Adesso vediamo com'è che va questa gara e poi dopo possiamo direttamente passare alla gara lunga al 25%. Quindi ci sarà la strategia dei box, delle gomme, del carburante, poi ci sarà la safety car, la virtual safety car. Insomma, ci sono tantissime cose, ragazzi, che purtroppo in Formula 1, in questo caso purtroppo che va a mio discapito, non sono riuscito ad utilizzare per questa prima metà del mondiale. Però comunque siamo ancora in tempo per rendere il mondiale ancora più interessante. Questa è la rivalità che ho con Hamilton, che mi sta un po' dando il culo, ragazzi. C'ho 4 punti in meno di lui rispetto a lui. Ok, volevo ricordare che siamo a Hockenheim, che è un circuito che è abbastanza conosciuto, nel senso, hanno tagliato la parte nord-est, diciamo, perché prima era tutta una curva unica con una chicane in mezzo. Mi ricordo che hanno voluto tagliare direttamente quella chicane e fare un circuito, quella parte là completamente diversa rispetto a anni fa. Ah, ok, sono primo. Buono. Non mi ricordavo, raga, sinceramente. Il tempo non è che sia dei migliori. Ok, partiti. Ok, occhio già subito alla prima curva. Madonna, è vero che si cambia. Ma perché mi danno tutti così tutta questa pista? No, raga, ma perché mi ha fatto così? Dai, Cristo santo, già subito un replay. Come sorpassi l'esito su Button? Vai! Ma che cazzo è? Dai, ieri vado a vedere cazzo! Ma perché sorpassi l'esito? Ma che cazzo è? Vai, Ricciardo! Raga, il primo giro è andato, dai, mi devo concentrare, che devo fare bel risultato sto giro, eh. Ricciardo, fatti da parte. No, ti prego, non mi dare la penalità, eh. Raga, sapete cosa vi dico? Io vado ai box adesso. Sta iniziando a piovere. Inizia a piovere, raga. Io faccio la mossa furba. Metto già subito le intermedie. Secondo me si fermano tutti, raga. Secondo me sì. E vedrete che li recupero. Oh, forse è la mossa giusta, eh. Sono 22esimo, raga, 8, eh. Guardate intanto questi come li ho già presi di brutto, raga. Oh, li ho anticipati di un giro alla fine, raga. L'unica difficoltà è che adesso mi ritocco tutti qua, raga. Sono rientrati tutti. Sono terzo. Cioè, raga,
Qua merito un mi piace, raga, per sta mossa. Sono riuscito ad anticiparla. Mamma mia, Raikkonen. Cazzo, Rosberg se l'ha già fermato. Cazzo, Raikkonen mi passa, raga. Però qua lo passo io. No, no, l'ultimo giro sta roba, raga. E vabbè, ha vinto Rosberg, signori. Però io penso che con quella strategia lì, non mi ricordo in che posizione ero, sinceramente. Però penso di aver fatto un'ottima strategia, ragazzi. Adesso non vedo l'ora di provare la gara al 25%. E voglio vedere se riesco a fare le cose fatte bene. Mamma mia, ero prima ovviamente, però sono partito di merda. Sono a 25 punti da Rosberg. Abbiamo messo 25%, ok? Io adesso però, raga, vorrei un attimino fare una cosa. Torniamo come eravamo all'inizio, uguale identico, e togliamo magari le traiettorie, visto che il cambio non è più automatico. E proviamo a far così, dai. Proviamo, raga, perché mi stanco un sacco. Cazzo, siamo pure a Spa. Ho corso anche oggi a Spa. No, no, raga, le Mercedes vanno cioè vanno molto più forte di me. Mamma mia. Cioè, raga, ho scelto di fare 25. Cioè, però questa è sfiga, raga. Ho scelto di fare il 25% nella pista più lunga del campionato. Cioè, non ho parole. Raga, adesso arriva il pezzo più difficile, più coraggioso di tutto il Gran Premio, che è questo. Col volante ci vuole un attimo, col joystick invece un po' di più. Infatti, col joystick devo mollare un attimo l'acceleratore, perché non ci riesco. Boh, ragazzi, siamo arrivati terzi, a 2 decimi da Raikkonen. Mamma mia. Non è andata benissimo, diciamo. Adesso c'è la gara completa, ragazzi. Già mi sudano le mani, già sono agitatissimo. Per di più abbiamo scelto di fare il 25%, quindi 15 giri più o meno, giusto nella pista più lunga che c'è, quindi quasi 1 minuto e 55 a giro, pensate un po'. Ok, allora, strategia di gara. Prima, seconda, terza parte di gara, sole, e altra terza nuvoloso. Si dovrebbe essere... Allora, andiamo al carico serbatoio. Quanti giri ci sono in tutto? Vabbè, proviamo a far così, dai. Andiamo un pelino più forte. Postazioni auto, ok. Va bene, dai. Ok. Iniziamo la gara, madonna mia, raga, speriamo. Speriamo, signori, speriamo. Mamma mia. E speriamo che non facciamo le stesse cose che hanno fatto Raikkonen e Vettel, più Vettel, più che altro, nella gara del Belgio che c'è stato oggi. Ecco, più o meno. Più o meno è successo, raga. È successa la stessa identica cosa. Mamma, che partenza, Gabby Squared. Ops, io sono abbastanza preoccupato proprio, raga. Ecco, vedi? Cioè, io piuttosto qua freno un attimo, raga, perché non riesco. È inutile. 11 giri sono, Ok, sì, passami, tranquillo, tranquillo. Tanto io freno un po' dopo di te. Però c'è andato cattivo, Rosberg. Ma raga, mi sudano tutte le mani, raga. Dai, Rosberg, levati. Ok. Dai, raga. Dai, dai. Sì, sì, ti sono dietro, Rosberg. Rosberg è vino mio. Dopo, dopo. Ho perso un qualche decimo, è qua. Cazzo, c'ho le gomme. Mamma mia! Ho le gomme. Che stupido, raga. Ma che stupido. Quanto sono stato stupido qua. Un tot. Che forse così è un po' meglio. Meno male che non mi ha segnato col tagliato qui.
troppo lontano Rosberg per essere qui. Non superarlo qui. Però comunque le fanno veramente molto lente queste. Forse lo supera adesso, raga. Sì, 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 no, forse non è... non è tanto... Ma sì, invece. Mamma mia. Però bisogna stare attenti adesso, raga, mamma mia. Adesso, adesso, adesso. Falla bene, Gabbo, ti prego, falla bene. Chiudi gli occhi, piuttosto. Oh, mamma mia. Mamma mia. Box. Volevo già andare ai box. Ho le gomme già al 50%. Ma che stai a scherzare? Non posso rientrare adesso, raga. Voglio rientrare in giro dopo. Voglio rischiare. Ma probabilmente rientra anche Rosberg dopo. Raga, la sto prendendo, sto facendo dei giri della madonna. Ok, ricordati che questa devi farla al massimo. Ok, bravo Gabby. Peccato, avevi fatto il giro più veloce della storia qua. Qua però mi sa che ti devi fermare, zio. Non puoi far cagate. Se c'hai questa strategia qua, vuol dire che dai molto di più dopo. Merda. Mamma mia, raga. Anche i compagni di scuderia? Ma siamo fuori? Cosa vuol dire? Che c'ho anche Raikkonen indietro? Dai, veloci, veloci, veloci. Rientrano un po' tutti adesso, eh. Ustia. Quanto siamo? Noni. Ho messo le morbide, normali io. Le gialle. Speriamo di aver fatto una buona scelta. Siamo rientrati noni, raga. Non male, dai. Vediamo sta strategia come può. Bella sta curva, Gabby. Bravo. Ok, ora è tutta una gara in salita, ragazzi. Abbiamo altri 7 giri. Ok, molti rientrano nei box, raga. Quindi siamo ottavi. No, aspetta, aspetta. Sesti. Buono, buono, buono. Quinti, quinti, quinti. Terzi. Oh, oh, Rosberg. Mamma mia, Rosberg, raga. Rosberg. No, 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 no. Fermati, fermati, lo sapevo. Lo sapevo. Figlio di cagna. Bella, 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 bella. Va bene, va bene, va bene. Bravo Gabby Square, bravo Gabby Square. Vai che vai a prendere anche Perez. Tanto Perez secondo me ancora adesso si deve fermare. È di Rosberg che devo aver paura, raga. Sainz però non so. Oh, Perez. Cazzo vai, rallentatore. Stai a far fare trenino. Porco te. Sperando che si fermi Perez. Ma mi piacerebbe sorpassarlo qui, bastardo. Mamma mia che pelo che gli ho fatto, così li fa rallentare i bomber. Ok, ok, ok. Ok, ci siamo, raga, ci siamo. Pole position per Gabby Squared. Sainz dovrebbe andare in box comunque adesso, eh. Vediamo. Sì, infatti. Ok, ok. Era Perez. Un po' troppo forte l'ho fatta, ma va bene. Rosberg è secondo, raga. Questa è stata la gran strategia che ho fatto. Meno male. Ho aspettato un giro in più. Secondo me se avessi... Occhio. Mamma mia, meno male. Secondo me se avesse... Se fosse andato in box quel giro là, secondo me, raga, io non sarei in questa posizione qui, eh. Boh, finiamo sta gara, va. Che bel giro che ho fatto. Aggiornamento. Settimo giro più veloce. Oh mio Dio. Ho sbandato, raga. Ho perso un sacco qui. Però raga, non è possibile che però gli altri non facciano un cazzo di errore, eh. Madonna mia, sempre col fiato sul collo.
Raga, sono andato fuori. Questa è una bruttissima cosa. Con Rosberg lì. Le gomme sono a 67%. Porca vacca. Questa non ci voleva, raga, però cazzo, dai, un erroraccio ho fatto. Oddio, mi è scivolato il pollice, dai, non è possibile. Non è possibile, raga. All'ultimo giro adesso mi fa il culo Rosberg. Se poi vediamo. Oh, cioè. Guardalo. Guardalo, Lezzo. Madonna, Lezzo. Adesso ti prendo qua io, strunz. Raga, con calma, ce l'ho il tempo per passarlo. Non ti preoccupare, Gabby Squared. Non fare sti errori, però. Oh, 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 non fa sti errori, dai! Oh, mi guardo dietro. È una cosa incredibile. C'era mio padre che mi tirava le legnate quando mi guardavo indietro. No, raga, non è possibile, però, Non ho mai fatto sti errori, Raga, abbiamo le ultime tre curve. Mi sa che abbiamo perso, Robert, che è troppo lontano. Ma poi sto guidando lì in merda, la mia macchina non va più, raga. Cioè, io non ho parole. Per colpa di quello stupido di merda di curva fatta male. Guarda te, vaffanculo. Madonna santa. Raga, non fanno una briciola di errore loro, Io sono andato un attimo fuori pista, proprio un attimo. Poi le gomme erano di merda. Questo è stato proprio il fatto che lui si è fermato un giro dopo di me. Vabbè dai, non mi lamento comunque ragazzi. Sono arrivato secondo, cioè non sono arrivato ultimo. Comunque è andata bene dai, 1:10 di registrazione, mi fa piacere. Adesso spero che non mi esploda il PC raga. Io comunque registrerò un'altra gara, però adesso vedo se registrare... un gran premio solo da mezz'ora, che secondo me non è male anche così. Però ha vinto Hamilton la rivalità, non so perché, ma vabbè. Pazienza raga, ci rifacciamo il prossimo volta ragazzi. Ditemi cosa cambiare, però raga, sinceramente non cambierò più nulla. Penso che fino alla fine andrà così. Forse la difficoltà può arrivare a esperto, adesso vediamo. Io vi saluto, vi ringrazio, di qui da Gabriel Scorri è tutto. Lasciate un mi piace, un commento, ci vediamo il prossimo weekend qua, ma domani alle 18 con un nuovo video. Lasciate un mi piace, mi raccomando signori, ci vediamo il prossimo domani. Bella raga.